droga! Cabello lunghissimo, drogatissimo! Orecchini, di giù! Donne che fumano e batracche! Tu fumi? Ogni tanto! Ogni tanto è batracche! Ma no! Mi raccomando, no! È la primavera! Sabato mattina ancora droga! L'ora è già finita e la droga va! Quella droga di mia moglie ha iniziato a fare il cambio di stagione. Quando si fa il cambio di stagione, mia moglie ci mette 6 mesi. Secondo me lo fa proprio lei il cambio di stagione. Mette proprio il fiore su gli alberi, mette i funghi per terra, i castagni. Ho detto, ma ci vediamo proprio gli animali. Orso, forza, fuori dalle dalga, ma fa stanzetto, forza. Malmotta, fuori il ghiro, fuori. Allora sto ghiro, non c'è sto ghiro. Dove andate? Se ne sarà andato a fare un ghiro. Vabbè, allora tutto quanto, vai, via. E io l'ho detto a quella badracca, ho detto, ma quando ci vuole a fare un cambio di stagione? E allora fallo tu. Ok, che stagione siamo? Inverno, come fa? Primavera? Meno 3, meno 2, meno 1, primavera. A poco, quando c'è pure? La badracca trovata. Ha detto, vabbè, andiamo a comprare un po' di vestiti, mi ha portato a Vanmondone, vicino a Roma, a Napoli, là si risparmia. Abbiamo risparmiato 120 euro, abbiamo speso 150 euro in benzina, secondo voi 50 euro in casa? Che poi devo dire la verità, i valmondini sono i valmondesi, i valli come si chiamano, l'abitante là sono tutti drogati, valmondoni anche in estate, ma uno guarda questo valmondone addosso, ma ha cambiato nome, chiamate un valcannottiere, va il pantaloncino corto, va il zoccolo bene, che uno sta più fresco. Io ho portato la mia moglie là, l'ho lasciata là a fare spese, e mi sono andato a fare una bella passeggiata in questo paese, tutti bravi ragazzi, tutti con i capelli corti, senza la droga, bravissimi. Mentre camminavo a un certo punto mi sono perso, ho chiamato un ragazzo e ho detto, scusate, mi sono perso, c'avete una cartina? Ho detto, nonna, avete una cartina? Venite con me, venite. Sono andato a pesta, sono ragazza bravissima. Mi ha portato con certi amici su, tutti i capelli corti, bravi, senza la droga. Mi hanno fatto sedere, c'erano tutte le cartine piccole, però senza niente di sopra, di geografia, poi facevano loro il disegno sopra. C'avevano un bel pepe così grande, con l'accendito facevano a custodire, facevano tanti pepi piccoli, una bella insalata fatta in casa, la farina che facevano loro. A un certo punto ci abbiamo consumato tutta questa roba. Siamo usciti in mezzo alla strada, ho visto una ragazza, mi ha portato fuori a un locale, una ragazza che c'aveva una cosa dentro, anche con un filo che... Ho detto, senta, patracca, il filo interdentale si usa in bocca, avete sbagliato il lato. Ha detto, nonno, come si permette? Mi state guardando il sedere, ho detto, è normale. Ho detto, sei un porco. Ma come, tu cammini con culo fuori, o porco sono qui, ma come? Ma sì, patracca. Mentre la mutante di mia moglie e siamo tranquille, no? E poi c'avevo un tatuaggio drogato, dietro qua, ho detto, scusa, ma quel tatuaggio drogato? Ho detto, quello, perché qua dietro, proprio qua dietro? Perché mi piace. Perché ti piace? Qua dietro. Allora a me mi piace un quadro, la pagliera all'armadio, perché mi piace. Che bello, un nascosto. Se ti piace, lo fai il tatuaggio, badracco. Poi siamo andati in questo locale, c'era un casino, una povera ragazza vicino a un palo, secondo me c'era una malattia perché gli prudeva proprio, si grattava così vicino a quello palo. A un certo punto iniziava a grattarsi, la gente gli dava i soldi per far grattare la medicina, e a un certo punto il prurito mi ha picchiato pure a me, abbiamo cominciato a grattarci tutti e due, e a un certo punto abbiamo iniziato.